Bentornati su Notebook Italia, io sono Andrea e vi consiglio di seguirci qui su YouTube perché abbiamo tanti video direttamente dalla Cina e proprio in questo ambito vi faccio vedere il nuovo Chewy U-Book Pro, dicitura Pro che dovrebbe farci sperare in delle prestazioni interessanti anche per i professionisti, vedremo se è vero o no. Come potete vedere è molto simile a quelle che sono delle proposte ben più costose e forse anche leggermente troppo costose direttamente provenienti dagli Stati Uniti, e faccio riferimento ovviamente a Surface, però vedremo se effettivamente ha delle prestazioni ed una qualità complessiva comparabile con questo capostipite di questo genere di dispositivi. All'interno della confezione di vendita ci sarà innanzitutto il nostro dispositivo con anche questa cover con tastiera magnetica che quindi darà anche un'inclinazione alla nostra digitazione, il tablet che quindi ha anche una superficie tattile che ci permetterà di andarlo ad utilizzare in modo semplice nelle più disparate situazioni, ed inoltre è acquistabile a parte anche questa penna 2048 punti di pressione con una buona costruzione che potrebbe tornare comodo a chi magari voglia fare un utilizzo leggermente più intelligente e creativo dello stesso. All'interno della confezione ci sarà anche il caricatore da parete che è sufficientemente piccolo per essere utilizzato in mobilità e va a ricaricare la batteria da 37W con 7,6V in all'incirca 3 ore. Batteria che quindi è sufficientemente capiente, parliamo comunque di un prodotto che il produttore ci dice pesare 785 grammi, io sono andato a verificare se effettivamente fosse vero, invece è di qualche grammo più leggero, 765. Abbiamo una superficie tattile che ha una definizione di 1920x1080 punti con una laminazione completa che permette quindi di impiegare in ambito multimediale questo prodotto con grandissimo piacere. Ma vi voglio subito far vedere come è costruito. Innanzitutto voglio fare una menzione del materiale impiegato, alluminio che non mi pare essere di buona qualità, infatti è particolarmente leggero. Vi faccio vedere come funziona lo stand, che poi è il suo cuore pulsante, cioè la presenza di questo scalino che permette di poter andare ad inclinare il prodotto e poterlo magari anche adagiare su una scrivania per disegnare per l'appunto, ma la qualità non mi ha convinto, l'alluminio non è sufficientemente robusto e spesso e ovviamente si sente comunque qualche scricchiolio imputabile ad una costruzione non proprio perfetta. Lo stand in sé per sé fa il suo lavoro, però va a flettersi in modo non proprio rassicurante. Vi faccio vedere cosa è presente in questo caso sulle diverse parti del prodotto. Qui abbiamo il jack da 3,5 mm per attaccare le nostre cuffie preferite, ovviamente anche per poterlo collegare a delle casse esterne. Una porta di tipo USB 3.0 che ci permette per l'appunto di espandere il prodotto. Qui il tasto di accensione, spegnimento e di regolazione dei volumi costruiti in plastica. Mi sarei aspettato anche in questo caso una costruzione leggermente superiore. L'espansione di memoria che raggiunge 128 GB di riconoscimento massimo. Poi su questo lato abbiamo l'ingresso per la ricarica del prodotto con il suo alimentatore proprietario, l'espansione mini HDMI, la porta USB 3.0 ed una Type-C che è di tipo 3.1. Questo significa che possiamo andare ad espandere sia dal punto di vista audio video ma anche con dei dongle per poter attaccare delle SD card con la cover. Io voglio andare a sottolineare il fatto che il peso va ad aumentare sino a 1100 grammi all'incirca, il che comunque lo rende fondamentalmente semplice da trasportare all'interno del nostro zaino quotidiano. Vi faccio inoltre vedere che qua dietro c'è una fotocamera da 5 megapixel e nella parte anteriore una da 2. Chewy U-Book Pro nasce per essere utilizzato in ogni condizione di impiego e proprio per questo va ad essere affiancato ad una cover che nasconde al suo interno anche una tastiera. In alto ci sono questi pogo pin che vanno a trasmettere la pressione dei tasti direttamente al software Windows, che dovrete però andare a sostituire con una licenza originale, almeno sul mio modello non lo era. Qui abbiamo a che fare con una tastiera che è completa, ovviamente manca il tastierino numerico, sufficiente buona nella pressione, però ho notato che la retroilluminazione non è appagante,
perché va ad illuminare in modo poco efficace i tasti. Inoltre abbiamo a che fare con una stabilità dei tasti, soprattutto quelli lunghi, che non è particolarmente precisa. Insomma, qualcosa di più si poteva fare, i materiali utilizzati poi non sono dei migliori, il che si fa sentire sull'utilizzo finale. Infine, il touchpad non è precisissimo e sono andato a riscontrare sul mio modello, ma credo che sia questa una caratteristica proprio della macchina che ho io qui in prova, una difficoltà nel premere questo tasto che è leggermente macchinoso e non scorre come dovrebbe. Nella parte posteriore invece la presenza di questa finitura leggermente vellutata lo ha reso particolarmente piacevole, ma sul lungo periodo sono sicuro che andrà a cambiare colore e ovviamente anche qualità del tessuto stesso. Ma torniamo a parlare della piattaforma hardware di questo prodotto. Infatti abbiamo a che fare con una CPU, la Intel M3 8100Y, un processore di fascia medio-bassa, fanless, il che significherà che non sentirete mai quel rumoraccio terribile di ventole che entra in azione con quelli che possono essere magari dei task particolarmente pesanti, ma comunque abbiamo a che fare con un prodotto che diventerà leggermente caldo nella parte posteriore e anche in quella anteriore. Niente di preoccupante, in linea con quanto si è visto fare da questa generazione di Amber Lake. Abbiamo una frequenza che va da 1,1 GHz a 3,4 GHz, quindi comunque riuscirà a gestire quasi ogni genere di applicativo, anche qualche gioco molto leggero. Il prodotto comunque ha 8 GB di memoria RAM, quindi abbiamo tutte le caratteristiche tecniche necessarie per andare ad avviare ogni applicativo senza aspettare troppo, e questo si va a ripercuotere sul nostro flusso di lavoro. Potremo utilizzare per montaggi molto leggeri questo prodotto con differenti software. Io l'ho provato direttamente con Sony Vegas e non ho avuto problemi di sorta. Ovviamente dovrete mettervi lì con tanta pazienza ad aspettare che il risultato finale venga ad essere renderizzato, come del resto anche l'impiego con applicativi quali Photoshop per la fotomanipolazione. Io vi consiglio magari di utilizzare quest'ultimo programma direttamente con la penna che potrete andare ad acquistare a parte, penna che quindi vi permetterà di essere leggermente più creativi e precisi, ma anche in questo caso non ci troviamo di fronte ad un mostro di precisione. 2048 livelli di pressione con il respingimento della mano che non è dei più precisi. Insomma, anche qui ci troviamo a fare i conti con un prodotto interessante ma che non svetta per qualità e per efficacia. ChewBook Pro nasce per avere sufficiente potenza per poter gestire diversi task, quindi da office sino ad arrivare alla visione di contenuti multimediali, ma d'altro canto abbiamo a che fare con un prodotto di fascia medio-bassa per quanto riguarda la costruzione, che si va anche a ripercuotere sulla oleofobicità del display che prende tante ditate e che quindi comunque ci dà una percezione di prodotto non proprio di fascia premium. Parliamo comunque di 450€ subito acquistabile con tutti quanti i suoi accessori che lo renderanno ancora più completo. Arriviamo a poco più di 500€. A questo prezzo i competitor non riescono a sfornare qualcosa di meglio. Proprio per questo io vi consiglio di prenderlo in considerazione se state cercando un prodotto di questo genere, con uno stand che sì, poteva essere un attimino rivisto per solidità, ma che nei fatti è concreto e riesce a fare tutto quanto. Tastiera che è sufficientemente grande, con inclinazione, con anche questo meccanismo magnetico che permette per l'appunto di poter scrivere in completa comodità. Ci sono un po' di sbavature, ma ad un prezzo così basso attualmente non si può trovare qualcosa di più interessante.